9 ore di interrogatorio di Turetta, sì. Io l'amavo, la volevo per me, non accettavo che fosse finita, ho perso la testa, mi è scattato qualcosa. Che cosa ci dicono queste dichiarazioni trapelate dopo l'interrogatorio? Ci dicono che ha chiaramente adottato una strategia difensiva con cui disperatamente e a mio modo di vedere anche inutilmente cercherà di evitare l'ergastolo, perché è chiaro che in questo momento l'ago della bilancia della procura è focalizzato sulla possibilità o meno di contestare l'aggravante della premeditazione, che fa una bella differenza in termini poi di sanzione in caso di condanna, come ovviamente sarà. Quindi lui sta offrendo una sua versione evidentemente a mio modo di vedere completamente destituita di fondamento, soprattutto nella parte preparatoria al delitto. Ora, se ha perso la testa ci deve spiegare quando l'avrebbe persa, perché c'è uscito da casa armato, con i sacchi in macchina, col nastro in macchina, con tutta una serie, diciamo, evidentemente di idee molto precise su come sarebbe andata quella serata. La scelta del posto è tutt'altro che una scelta in qualche modo improvvisa, perché ha selezionato un'area veramente impraticabile, quindi è un miracolo che il corpo sia stato ritrovato in tempi rapidi. Quindi insomma direi che il dolo d'impeto qui faccio molto fatica a contestualizzare. Ecco, però diciamo, cerchiamo anche di chiarire quest'idea del ho avuto un raptus. Non esiste il raptus. Ho perso la testa. Nessun omicidio avviene nel buio della mente, ok? Non ci sono assolutamente i presupposti. Poi qui c'è un aggravante ulteriore. Qui c'è un soggetto che prima agisce, colpisce, ferisce, aggredisce, con lei che urla, chiede aiuto, la segnalazione insomma che arriva sul al punto non lascia spazio, certo, diciamo, a interpretazioni alternative. Dopodiché c'è un intervallo temporale di un'altra ventina di minuti, quindi chiaro, cioè, quanto dovrebbe durato questo raptus, voglio dire, che chiaramente non esiste, quindi sto estremizzando. E poi la finita in un altro luogo con una scelta temporale addirittura diversa, cioè capisci che è totalmente impraticabile l'idea di un momento di discontrollo, che è qualcosa che non si concilia minimamente con quello che è successo davvero in questo caso. Io mi auguro che la procura, davanti a queste affermazioni che sono veramente, insomma, decisamente discutibili e destituite di fondamento, abbia compreso che effettivamente la strada per la premeditazione sia spianata. Leggiamo anche che Turetta avrebbe pianto più volte, che si è dichiarato pentito. Sì, tocca vedere per chi ha pianto. Per Giulia o per il futuro in carcere con l'aspetta, cioè per se stesso? Perché questi piangono sempre, ma quasi sempre solo per sé. Esiste il pentimento in questi casi? Ovviamente il pentimento è una categoria, diciamo, anche spirituale, no? Il pentimento è qualcosa che francamente però nella fatica. Tua casistica, usciamo dal caso Turetta, ecco. Guarda, ripeto, quello che assilla questi soggetti è l'idea di pagare conseguenze salate a lungo termine per quello che hanno commesso. Il pentimento in termini di resipiscenza, cioè un sentimento proprio di allontanamento morale da quanto accaduto e quanto commesso, difficilmente si affaccia nella mente di soggetti di questo tipo. E sai perché non credo al pentimento di questo signore? Perché quando ti penti davvero, racconti le cose fino in fondo e ti assumi anche la responsabilità di pagare anche un prezzo più salato di quello che vorresti. Cioè tu dici lui avrebbe dovuto dire la verità, cioè, è vero, ci ho pensato, esatto, ero ossessionato, e nulla fatto. No, nulla fatto. Certo, se il momento e questa in cui tu è la dici misura del fatto che sia molto più concentrato a cercare di ridurre al minimo le conseguenze per lui di quello che ha fatto rispetto a quello che realmente è il sentimento verso Giulia. Se avesse davvero amato Giulia anche in maniera malata e malsana e davvero si fosse pentito anche in maniera minima, avrebbe raccontato la verità, che non è quella che ha raccontato nell'interrogatorio.